Ciao a tutti da Dalila e benvenuti nella mia cucina. Questo è l'angolo di Cake Appeal, l'angolo dei dolci americani. Oggi vi farò vedere come fare una torta in pasta di zucchero a forma di console. Ciao, hai detto console? Ciao, sono Jake di Gioco con lo Scemo e oggi aiuterò Dalila a fare la torta. Torta. Tu non metti le mani sulla mia torta. Al massimo vuoi fare una consulenza. Bene, Dalila, che cosa stai facendo qui? Allora, questa è la fase delicatissima dell'antica arte dello stendi la crema. Ah, ho capito, tipo dai la crema, togli la crema, giusto? Esattamente, come il più saggio dei ravecatori, mettiamo qui come se fosse dello stucco, con tanto di spatola, come ben vedete. Sì, ma mi dici la crema com'è fatta? Allora, la crema è una panna con una ganascia alla nocciola, quindi praticamente dopo vedremo che ci andiamo a mettere per ganache, intendo quella che comunemente voi umani chiamate Nutella. Ah, ho capito, questa è la Nutellosi, insomma. Sì. Tanta Nutellosi. Sì. E quella che voi chiamate panna, io chiamo la chantilly, che sarebbe appunto panna zuccherata. E poi, visto che non è abbastanza porcosa, ne continuiamo ad aggiungere. Ok, poi andremo a mettere praticamente noccioline, eccole qua. La granellosi, insomma. Come se piovesse, noccioline. Ma te l'hanno chiesto oppure l'hai fatta tu così? Allora, questo è un gusto che comunemente in gergo chiamo gusto rocher. Ah, quindi giustamente. È fondamentalmente gianduia, nocciola e cioccolato. E qua adesso? Ah, copri tutto perché così ti tieni i tuoi segreti, insomma. Si commoglia con un coperchio di pan di Spagna. Pan di Spagna classicissimo, con uova, zucchero, farina. E marmellata. No, la ricetta più antica del mondo. E qua che cosa stai frullando? E qua praticamente la fase di stuccaggio della torta, cioè che prevede che la torta non abbia tutti i bozzi dovuti appunto al pan di Spagna, alla crema, ma che sia più liscia possibile, prevede un'altra tipologia di stucco, ecco qua, che praticamente è una ganache al cioccolato bianco. Ah, quindi non è crema al burro? No, a parte fa caldissimo e quindi la crema al burro tende a liquefarsi. Mi vuoi dire che quello è cioccolato bianco liquido? È cioccolato bianco con panna, praticamente. Ah, ganache dal francese incompetente, dovuto a un errore di un aiuto pasticcere che fece cadere appunto della panna nel cioccolato. Quando la vai a montare ha questo effetto cremoso, poi col fatto che il cioccolato nel frigo si solidifica, questo stucco tende poi a prendere una forma un pochettino più, diciamo, solida. Ma perché si compra smontata? Sì. E le istruzioni ci sono? Sì. Cioè, sulla scatolina c'è scritto di mettere il frullino dentro la panna e come per magia, incorporando aria, si monta! Che non capito. È una cosa sessuale, si monta nel senso che incorpora aria. Ho capito, lo fai per tutti i lati. Esattamente, con la santa pazienza. E la fase successiva qual è? La fase successiva è metterla a riposare nel frigo. Perché? È perché il cioccolato deve solidificarsi nel frigo in modo che la crema sia un pochettino più resistente quando andrò a mettere il tappeto praticamente. Ma come sei pulita? Guarda, pulisci tutto, mamma mia. Io sono zozzosa come te. E qui? Perché ci sta un uomo con un palo in testa? Allora, c'è un uomo amputato, impalato dalla testa e non diciamo il palo da dove fuoriesce, che praticamente rappresenta il festeggiato, che appunto il cui tema della torta è appunto... È Dracula allora? Sì, è impalato, è un gamer, quindi praticamente... È un gamer. Sì, come dite voi. E quindi qua praticamente gli stiamo cercando di dare una parvenza di umanità. In realtà sembra una cosa un po'... Ho scritto tagliategli senza la I. Sì? Sì. Vabbè. Non lo correggerò mai, non lo rifarò mai questo video. Sei una capra. Poi si intravede te che praticamente mi molesti da dietro invece di pensare a scrivere bene i video. Vedi che le mie mani sono di quelli di una persona che sta dicendo: ma che cazzo vuoi? Ho capito, ma fa caldo. Lo so. Fa caldissimo. Ma tu sotto eri nuda, vero? Sì, avevo praticamente un semivestitino... che in realtà si può usare anche per dormire. E però... questa ora facciamo la console. Che cosa stai facendo in questo momento? Veramente sto facendo quella cosa che, di cui io non ho proprio idea, perché non so né come si è fatta la console. Ovviamente l'ho guidata da te che mi molestavi e da una fotografia. Dovrebbe avere delle specie di fori, non lo so, un qualcosa forse per farci passare l'aria. Per me è solamente una scatola bianca che fa magie, stregonerie. Ho capito.
da notare la leggiadria della torta per poche persone. Ma infatti, per quante persone e quanto pesa? Beh, la torta la finita con tutto lo zucchero che ci sarà sopra arriverà forse a 6 kg? Sì. Benissimo. E ora 5, qua che stai chili. Facendo? Stai mettendo il muro, il primo muro. Sì, visto che la torta è rettangolare, cioè abbiamo la problematica degli spigoli, quindi per renderla più spigolosa possibile cerchiamo di fare questi pannelli di pasta di zucchero. Ah, non è cartongesso? No, effettivamente la cosa più buffa di tutto ciò è che tutto quello che vediamo si mangia praticamente, compreso la capa del cristiano impalato, i suoi arti, praticamente siamo alla soglia del cannibalismo. E non vi dico quando faccio torte a forma di cani e bestiole cucciolose che poi vengono tagliate, smembrate e mangiate. Beh, che cos'è quell'oggettino fatto a finestra tipo gotica, romanica? Solamente tu potresti pensare che sia fatta a finestra gotica romanica. Chiunque penserebbe che somiglia a un ferro da stiro. È il sesto, tutto sesto, quindi sì. È romanico. No, è una specie di mini ferro da stiro. E come ferro da stiro ha appunto la funzione di stirare, cioè praticamente di appianare le superfici. E perché non te la passi in faccia? Perché la mia faccia è liscissima. Ecco qua. Si chiama smoother. Smoother. Benissimo, adesso hai posizionato il cristiano sopra la console. Sì. Secondo te regge? Ah, qua stai facendo il CD, brava. Questo te l'ho dovuto ricordare io che c'ha un CD. A parte l'abbiamo dovuto posizionare 39 volte perché veniva sempre storto. Guarda anche il tastino, questo te l'ho fatto io. Sì, questo è stato un grande contributo, diciamolo. E poi il controller, hai fatto una cosa favolosa con il controller, l'hai fatto in miniatura. A parte che sembra il DualSense della PlayStation 5, non so se... Però vabbè, diciamo... A parte che me ne sbatto altamente, se andare a cosa era troppo grossa la grandezza naturale da mettere per lo spazio che avevo sul vassoio della torta. Quindi penso che non si saranno offeso e festeggiato se ha avuto una versione scala. Guarda, anche l'analogico, ma tu lo sai che l'analogico è fatto con il naso dei cani? No, io so che tu me l'hai bagnato e non come si il naso vede... dei cani, ti giuro che quell'analogico è fatto con il naso dei cani. Esattamente, come il naso dei cani era totalmente umido perché ci avevi fatto cadere l'acqua sopra, quindi ho bestemmiato praticamente tutti i santi. Guarda come sei precisa, veramente è fatta così quella della Xbox, brava, bravissima. Il tasto X l'ho fatto io, anche la A. Sì, e sembrava fatta da un affetto di Parkinson. vabbè, ma un po' di Parkinson ce l'ho. Certo, anche un po' di demenza senile precoce. Sì, il ciccio sopra la console l'abbiamo impalato per bene, quindi dovrebbe reggere. Guarda lì, anche gli auguri. Però è carina, guarda, devo dire la verità. No, è bellissima, soprattutto una figata pazzesca. Le bottiglie di Coca-Cola caramella gommosa sono bellissime. Sì, anche perché sono le prime che sono sicura qualcuno ruberà sulla torta ancora prima di spegnere le candeline. Io ne ho rubata una, non te ne sei accorta. Ecco, sono maledetto, devi provare. Sono stata una genialata perché... Guarda com'è bella, guarda. Così abbina anche il quadro dietro, visto? Sì, non c'entra niente, è puro caso. No, non è vero, è tutto studiato. Comunque sarà molto divertito questo tizio che questo video lo vedrà, sì. Il video della sua torta, quindi glielo devi anche domandare, ma, diciamo. Assolutamente. Sì. Guarda i dettagli, ma come sono belli, il naso dei cani. Sì, no, devo dire la verità, non bene. È un tema, però, figo. Brava Dalila, attaccati e tira forte forte. Ciao popolo giocante.